Si dice che quattro ruote muovono il corpo, ma due ruote muovono l'anima. Le due ruote hanno la capacità di appassionarci, di entusiasmarci, di emozionarci. Ma dietro a tutto questo c'è un duro lavoro, fatto da chi le moto le progetta e le costruisce. Andiamo a scoprire l'origine di queste fabbriche di sogni. Molte delle aziende più famose sono storiche e producono moto da decenni. Ma ce n'è una che in confronto è nata da poco. Ma in pochi anni è arrivata ad essere la seconda produttrice di moto nel mondo. In realtà si può far risalire l'origine dell'azienda più di un secolo fa, a quando Torakuso Yamaha nel 1889 fondò la Organ Manufacturing Company, che 8 anni dopo divenne la Nippon Gakki Company. Tutto nacque quando già da molto giovane divenne un ottimo orologiaio, se la cavava bene con la meccanica. Un giorno però venne chiamato a riparare qualcosa di insolito per lui, l'organo di una scuola della zona, e siccome era artigianale, nessuno poteva trovare i pezzi di ricambio e tutti rinunciarono a cimentarsi. Tutti, tranne Yamaha. Ci mise una settimana a smontarlo e ricostruì a mano i pezzi danneggiati, ma alla fine fu l'unico in grado di ripararlo. Questa riparazione gli diede modo di capire come funzionano gli organi e addirittura come migliorarli. Poco dopo creò il suo primo prototipo e nel 1887 creò la versione definitiva ed ecco che nacque la Organ Manufacturing Company, proprio per la produzione di questo ed altri strumenti. Passa qualche anno e nel 1899 progetta e costruisce il suo primo pianoforte ed è in quell'occasione che adotta il marchio dei tre diapason incrociati. Purtroppo però non si godrà molto i frutti del suo ingegno. Infatti morirà nel 1916 all'età di 65 anni. L'azienda da lui fondata però continua a crescere, ma dopo gli anni di difficoltà dovuti alla Seconda Guerra Mondiale nasce la necessità di diversificare la produzione. Ecco che quindi nel 1955 viene fondata la Yamaha Corporation, da cui nasce anche la Yamaha Motor Company e la Yamaha Motor Racing, presentando la YA1 come modello di lancio, chiamata anche Akatombo, cioè libellula rossa. Era ancora una piccola azienda in confronto a quelle già esistenti in tutto il mondo in quegli anni, ma si buttò immediatamente nel mondo delle competizioni e vinse la corsa in salita del Monte Fuji. Nel 61 arriva l'esordio nel motomondiale, ma basta aspettare poco per assistere al primo titolo mondiale nella classe 250 con il modello RD56 pilotato da Phil Reed, che vinse anche il titolo piloti e che ripeté l'impresa pure l'anno successivo con la RD05. Nel 70 Yamaha lancia nel mercato la sua prima moto quattro tempi, la ZS1 da 650 cm3. Intanto nel motomondiale le vittorie continuano ad arrivare e nel 75 Giacomo Agostini porta la casa giapponese al primo titolo ridato nella massima categoria, la 500. L'azienda continua la sua diversificazione nella produzione e nel 1989 presenta il primo masterizzatore CD al mondo. Proprio in quell'anno inizia anche a fornire motori ad alcune scuderie di Formula 1, arrivando anche quasi alla vittoria nel 97. Il 1998 è un anno storico per gli amanti del marchio, ma non solo. Fa la sua comparsa la YZF-R1, una moto ancora oggi considerata da molti la massima espressione del motociclismo stradale. È stata la prima supersportiva ad avere una cilindrata di 1000 cm3. Montava un motore a carburatori da 150 cavalli a 10.000 giri, che la rendeva estrema. Ma nonostante ciò, in Superbike l'unico titolo mondiale arriverà nel 2009, grazie a Ben Spies. Le Yamaha attualmente in produzione sono YS125, XT12Z Super Teneré, Tracer,
FJR 1003, XSR, SCR 950, XV 950, XJR, la serie MT 125, 03, 07, 09, 10, la Niken, la serie YZF R125, R3, R6, R1. Quale vi attira di più?